Mi trovo in questa scuola che è diventata negli ultimi giorni centro di accoglienza per le famiglie sfollate dalle proprie case. Abbiamo aiutato queste famiglie, fino a 132 famiglie, 500 persone in questa scuola con cibo, coperte, materiale di igiene fino ad oggi, continueremo nei prossimi giorni. La metà delle famiglie oggi è tornata nelle proprie case, molte avevano solo paura e avevano passato le ultime 2 settimane qua, altri sono riusciti a tornare nelle proprie case dichiarate agibili dalla commissione di 100 ingegneri che stanno valutando tutti i palazzi, che finiranno presto questa valutazione. Un'altra sessantina rimane ancora qua, ma sarà dalla prossima settimana spostata in nuove case, in sicuramente un ambiente migliore. Come Fondazione ABSI continueremo a seguirle. In queste settimane abbiamo fornito tutto il necessario per queste famiglie per vivere dignitosamente, seppur in queste condizioni difficili. Il lavoro di ABSI, come detto, continuerà nei prossimi mesi.